c'è un'attinenza con la musica, perché il primo strumento musicale è proprio lo scorrere, lo scrosciare dell'acqua che si muove, sempre diverso, diverso come sono diverse le note musicali e come sono diversi gli strumenti che eseguono queste note musicali. Beh, io sono nato a Roma, in un quartiere normale, San Giovanni, pochi alberi, gente semplice. La mia scuola è stata sempre la musica. I miei modi di comunicare sono stati gli strumenti musicali, la fisarmonica prima, poi la chitarra, il pianoforte, la voce, le mie canzoni. Sono figlio d'arte perché mio padre è stato un apprezzato poeta futurista e quindi ho ereditato forse da lui anche il mio modo di cantare e di scrivere canzoni. E il futurismo è legato alle fontane, fontane di cui adesso vi racconterò delle cose, perché la fontana è l'unico monumento che è sempre in vita, è sempre in movimento. E spesso i futuristi hanno utilizzato proprio le fontane per le loro manifestazioni, non ultimo il signore che ha tinto di rosso la fontana di Trevi, che poi ha lasciato un volantino, attività futurista 2007. Questo perché, ripeto, la fontana ha avuto sempre questo ruolo nel futurismo. Ma di quello ne parliamo dopo. Ora parliamo della mia passione. Cioè, io ho sempre amato le fontane e fino da piccolo le ho cercate, le ho fotografate. Prima quelle per strada, poi quelle nei parchi, poi sono andato a cercare quelle nei cortili, nelle ville private. E da questa è nata l'idea di realizzare questa opera, Il suono delle fontane di Roma, perché la fotografia era limitativa, in quanto la fotografia mi fermava il movimento dell'acqua. Invece con la ripresa cinematografica ho rimesso in movimento tutto il meccanismo. E poi ho scoperto che queste fontane avevano ognuna un suono diverso, dovuto all'ambiente in cui si trovano, alla portata dell'acqua, alla gente che c'è intorno, perché le fontane sono molto vissute, sono il monumento che aggrega di più le persone, e guardare l'acqua è qualcosa che attrae e affascina sempre. E allora ho ripreso queste fontane e le ho affidate a 9 grandi artisti della musica, romani perché sono nati a Roma o perché svolgono la loro attività a Roma, e ho chiesto loro di raccontare la storia delle fontane attraverso la musica. La musica ha un linguaggio universale, perché può parlare a tutti, senza bisogno di traduttori, e soprattutto può parlare di tutto. Bene, in questo caso, questi musicisti hanno descritto la fontana attraverso la loro musica. Naturalmente nel montaggio si è potuto abbinare il suono della sinfonia con quello reale della fontana e dell'ambiente in cui si trova. Bene, l'acqua è l'elemento più importante, è un bene preziosissimo. La civiltà di Roma si è basata soprattutto sulla grande quantità di acqua che c'era a Roma. Prima l'acqua del Tevere, delle sorgenti e dei pozzi, successivamente, quando non è bastata più perché la città si è ingrandita, i romani hanno avuto la genialità di creare gli acquedotti, di costruire degli acquedotti. Ce n'erano nell'epoca imperiale ben 11 di acquedotti che portavano dalle campagne del Lazio l'acqua fino a Roma. E Roma ha potuto, grazie a questo, più che alla sua potenza bellica, proprio alla sua grande civiltà urbana, la possibilità di espandersi. Questi 11 acquedotti, giungendo a Roma, avevano delle mostre di acqua che rappresentavano il punto terminale di questo loro viaggio, e lì sono nate le fontane. Pensate che ce n'erano ben 1200 nel 300 avanti Cristo, 1200 fontane, un numero incredibile di terme e quasi 1000 bagni pubblici. L'acqua potabile che c'era a Roma era superiore a qualsiasi altra città, e ancora oggi Roma ha il primato di essere la città più ricca di acqua potabile, e infatti uno dei tanti appellativi di Roma è regina dell'acqua. Bene, poi arriva